Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dinicri.com. La Tech Find si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella Tech Find troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La Tech Find potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. Tech Find. You search for tech, we find. Buongiorno a tutti, amiche e amici di 131, nuova puntata del Cagliari in ritiro da Châtillon, anzi da Saint Vincent, perché ci troviamo alle terme di Saint Vincent, oggi diretta, non post allenamento, o meglio, sì, sempre post allenamento, ma un po' diversa dal solito, perché insieme a noi c'è un ospite di riguardo, insieme al nostro Roberto Pino, a cui cedo il microfono, ovvero Mister Paolo Azzi. Eh sì, il buon Paolo Azzi, pensavo io di essere l'ospite di riguardo. Guarda, invece Francesco ovviamente dalla precedenza al buon terzino mancino del Cagliari. Paolo, nel frattempo ricordiamo a tutti quelli che ci stanno seguendo di mandarci le varie domande per te, leggeremo le più simpatiche, le più carine. Parto subito dalla fine, ovvero dalla fine dell'anno scorso. Su il tuo Instagram hai scritto sogno realizzato, quella arrivo in Serie A con il Cagliari, una Serie A che hai inseguito a lungo anche l'estate scorsa, l'hai sfiorata perché ci sono state diverse voci di mercato. Le sensazioni di arrivare finalmente dopo tanta gavetta in massima serie italiana? Guarda, arrivo con la consapevolezza del percorso, quindi arrivare oggi per me c'è un gusto veramente bello, perché so quanto ho lottato, sofferto, e quindi è un sogno. Io ho un amico in Brasile che sempre quando ci sentiamo mi ripete questa frase: tu stai vivendo il sogno di tanti bambini, e quindi per me è una cosa molto bella. E niente, quando l'opportunità dell'estate c'è sfiorata, no? Tanti mi dicevano: guarda, è l'opportunità della tua vita, così. Io ho detto a un paio di amici: se devo arrivare, arriverò in un modo o nell'altro. E per me è stato molto bello arrivare con la squadra, guadagnarla sul campo, quindi sono contento. Ecco la storia di un ragazzo che ci crede, che non si arrende, un ragazzo che ha provato, no, a farsi valere in un mondo comunque complicato come quello del calcio. Ti chiedo, sei scaramantico, Paolo? No. No, per sai me... perché? Perché hai esordito col Cagliari contro il Como, è stata anche la prima di Ranieri, hai esordito con Paul, tra l'altro, in quella partita. Oggi, questo pomeriggio, di il Como, una sorta di cerchio che si chiude prima di lanciarsi poi verso la Serie A in qualche modo. Sì, io credo che il primo impatto per un calciatore arrivando in una nuova squadra è importante. Quella partita e quel gol mi ha dato l'opportunità di prendere fiducia, di essere incoraggiato anche dai tifosi, quindi sono contento di come è iniziata, è stato un bel segnale. Ecco, parliamo di quell'inizio, no? Perché tu sei arrivato a Cagliari nel giorno non solo del tuo esordio con gol, ma anche nel giorno dell'esordio di Claudio Ranieri, che ti ha subito mandato a sorpresa in campo da titolare. Che rapporto c'è tra voi due? Lui, ho visto che anche in allenamento ci tiene molto al lavoro di voi esterni, perché è un allenatore che punta molto anche sul lavoro appunto delle corsie. Che rapporto si è creato in questi mesi? Guarda, con tutta l'esperienza che ha il mister, è una persona che ti trasmette sicurezza, quindi anche per me che sono appena arrivato, lui mi ha guardato, mi ha detto: ti sei allenato? Sì. Mi ha dato 2-3 indicazioni e mi ha mandato subito in campo, quindi mi ha trasmesso la sicurezza per poter esordire e mettermi in mostra. Lui è uno, come ha detto anche in intervista recentemente, pragmatico, fa le cose semplici e quindi ti dà l'opportunità di essere al massimo per poi in campo fare il nostro lavoro. Una cosa che mi ha colpito molto è che scherza davvero tanto, come una battuta in Roma
il romanaccio come lui, ogni tanto cerca sempre di stimolarvi in quel modo. In queste settimane ti sta provando anche molto più avanzato, che è comunque una posizione che tu già hai fatto in carriera, con Augello alle tue spalle, in attesa magari anche del recupero di Diangto. È una posizione in questo 4-4-2 che trovi molto a tuo agio, perché nelle prime amiche li stai facendo bene comunque. Sì, è un'altra possibilità. Io credo che è una cosa che ho potuto sviluppare in questi anni, in questi 10 anni che sono qua. Ho giocato tanti ruoli, sia a destra che a sinistra, alto, negli ultimi anni bassi. Quindi mi dà la possibilità di essere, diciamo, disponibile per la scelta dell'allenatore in vari ruoli. È una cosa che posso soltanto guadagnare. Ecco, ti chiedo l'ultima curiosità legata al Cagliari, poi passiamo la palla un po' anche alle domande dei tifosi, giustamente. Una cosa che mi ha colpito è che tu comunque ci sei pochi mesi, però guardandoti con i compagni, guardandoti con i tifosi qua nel ritiro in Valle d'Aosta, sembri quasi già un senatore di questa squadra. Cioè, ti sei ambientato in modo talmente naturale che sembra che sei anni con il Cagliari. Allora, sia il presidente come tanti ragazzi sono fermati a dire una cosa che per me è stata, per noi è stata molto importante, il valore del gruppo. Poi il mister ci tiene tanto a questo, però dai primi giorni mi hanno subito accolto molto bene. Sono arrivato in una città solare, diciamo, in tutti gli aspetti, e quindi, essendo io un ragazzo così, che cerco sempre di essere positivo, di trasmettere la gioia, di ridere, così è stato per me una cosa molto importante e che ho cercato di sfruttare. Quindi mi trovo bene, la mia famiglia si trova molto bene qua, e è un punto molto positivo. Diciamo che hai cambiato tante casacche, ci dicevi 10 anni, 11 maglie, forse hai trovato la maglia giusta dove mettere qualche radice. Speriamo, ci troviamo bene qua, questo percorso mi ha servito tanto per maturare, e spero di rimanere il più lungo possibile. Allora, Fra, vengo da te, vediamo le domande dei tifosi. Sì, caro Paolo, insomma, ci sono davvero tantissime domande. La prima è quella di Chiara, sono una tifosissima del Cagliari, cosa ti ha spinto a scegliere il Cagliari? Hai già praticamente risposto con queste ultime battute. Poi Giuseppe Melis dice forza Paolo, ecco, un grande tuo tifoso. Anche Giacomo Pais dice Paolone Gaza, cioè, perché evidentemente c'è davvero questo grande seguito anche da parte dei tifosi. Lo stesso Giacomo ti chiede cosa passa nella tua mente quando vedi il pallone di Zappa che arriva verso Pavoletti, verso la testa di Pavoletti nel gol contro il Bari, quello che poi ha dato chiaramente la promozione. Allora, io ho un'immagine che è incredibile, perché sono uscito dalla partita stanchissimo per tutto il percorso del playoff, per il campionato, ma anche per le aspettative che abbiamo. Io credo che sono uscito e ho detto, ho dato il 110%, il mister ci ha chiesto a ognuno di noi di dare il massimo, io sono uscito che non avevo più energie, sono seduto, ho la scena che ha cominciato a piovere, tutto lo stadio ha cominciato a gridare, a urlare, come se era una cosa quasi fatta, no, per loro. E in quel momento lì ho detto non è possibile, sai, ci credevamo così tanto che ho detto no, non è possibile. E mi ricordo che anche nelle immagini che sono uscite dopo ero in piedi, perché ero lì che ci mancava così poco, e abbiamo cercato anche dalla panchina di mandare forza dentro in qualche modo. Quindi quando è uscito il gol festeggiamo, però dentro di me ho detto io aspetto il VAR, perché non so, magari è successo qualcosa. Però non si può neanche più esultare in maniera genuina, perché c'è sempre la paura del VAR. Ivano ti dice, tra poco torni a essere un attaccante puro, cioè un po' come all'inizio della tua carriera. Paola Misani ti dice, quest'anno dovresti giocare più vicino alla porta, da ex attaccante cosa ne pensi? Guarda, ho sviluppato questa possibilità di fare vari ruoli. A Modena ogni tanto avevo punta, adesso nelle amichevole sto giocando più avanti, non ho problemi, a me è piacevole giocare, quindi io sono cresciuto giocando per strada, giocando con gli amici, quindi essere in campo è una cosa che mi dà gioia, e avere la possibilità in Italia soprattutto, dove la parte tattica è abbastanza, diciamo, puntata, richiesta,
in questi anni ho cercato di crescere e oggi sono disponibile per fare quello che è chiesto dal mister. Gigi Camba ti fa i complimenti per l'italiano che ti esprimi, ma sai Paolo, praticamente quanti anni è che sei in Italia? L'ho detto prima, 10 anni, insomma, è normale che poi ovviamente si esprima così bene. E, Mauro Caso dice, vediamo, anzi in doppia cifra, attenzione, qua sarebbe... Bravo, cominciamo così piano. Doppia cifra senza specificare. Matt dice, ma come vivere con un brasiliano con l'arrivo di un argentino? Ovviamente ride, insomma, domanda un po' così, visto che chiaramente un po' di competizione, no? Che c'è tra Argentina e Brasile anche a livello nazionale, il calcio sì, si sa. Ma ho alcuni amici che sono davvero competitive rispetto a queste cose. Vabbè, ma ci sta con le nazionali, che sono due nazionali molto forti, poi ci sta. Antonio Belfiglio dice, a quando il primo gol su tiro in porta, non su quello sbagliato, sempre con le faccine che ridono. Chiara dice, ti devo prendere al Fanta, credo, e punto su di te. Questo scrivo su Instagram per questa cosa. E Nicola invece... Sì, esatto, l'ultima prima di dare il microfono a Roby. Nicole chiede, ciao Paolo, qual è il compagno con cui hai legato di più in, credo, al Cagliari, credo. No, uno è uno, al Cagliari, uno in generale nella carriera. Allora, in questi anni, facendo tante squadre così, ho avuto la possibilità di trovare tanti bei compagni. C'è uno che adesso gioca, Giuliano Glads, okay. che siamo molto vicini. C'è uno che ha giocato qua, che adesso vive in Inghilterra, Casetti, anche un ragazzo con cui ci parlo quasi sempre. Ho avuto la possibilità di conoscere tante brave persone qua al Cagliari. L'altro giorno ho portato Giorgio a mangiare un po' di brasiliano, che mi fanno contento. Sono bravi, dai, sono tutti bravi e ci troviamo bene insieme. Ecco, una cosa che ci ha colpito, infatti, di questi giorni in Valle d'Aosta è proprio il clima, no? Si vede che siete tutti molto focalizzati come gruppo, come unica squadra davvero. Ecco, facciamo un passo indietro, anche andiamo a vedere un pochino i ricordi. Arrivi in Italia al Cittadella, dopo gli anni al Brasile, dove ovviamente, immagino, sognavi, no? Di approdare in Europa. Cosa ti ricordi di quell'arrivo, i primi tempi qua nel nostro paese? Freddo incredibile, mamma mia, sono arrivato a novembre a fare un provino e fare questo cambio di temperatura è stato per me una roba, allenarmi col freddo, col ritmo, perché io mi allenavo già con la prima squadra, quindi venivo dal settore giovanile in Brasile e mi trovo subito a allenarmi con una squadra di Serie B, a fare tutti i cambiamenti possibili con la lingua, con tutto, è stata una grande sfida, mi ricordo a volte seduto sul letto che dicevo, mamma mia, riuscirò a perseverare, a continuare? Gli amici mi hanno dato la forza, grazie a Dio, anche di perseverare, di credere. Eh sì, sicuramente non è facile, no? Lasciare il proprio paese, anche perché sì. Poi, come ci spiegavi anche prima, è anche complicato ogni tanto andare e tornare a trovare la propria famiglia. Tu poi fai tanta Serie C qua in Italia, col Covid decidi di andare al Serenio, quindi di fare un passo indietro e tornare in D, e dopo circa 3 anni ti troviamo in Serie A. Sei forse un po' l'esempio dove la forza di non mollare, la forza mentale messa in campo per la fine ripaga sempre. Raccontacelo quello passaggio lì proprio al Serenio. Sì, c'è una frase che ho letto in questi giorni, spero di non sbagliarmela. Vai. Siamo in diretta però. Massimo la tagliamo in qualche modo. Il torrente e la roccia vince sempre il torrente, non per la forza, ma per la perseveranza. L'hai detta benissimo. Beh, sì, sicuramente. Questa è una frase che mi ha colpito perché rappresenta un po' la mia storia. Di cercare di riprovarci. Se tu 3 anni fa mi dicevi tra 3 anni sarai in Serie A, io ti ridevo e dicevo, ma come sarà possibile? Però ci sono dei momenti chiave, sia nella nostra vita, ma nella carriera, dove fai delle scelte non pensando più a te stesso, non pensando più alla tua carriera. E a volte questo può essere una svolta, perché a volte ci aggrappiamo tanto a realizzare qualcosa che la perdiamo. E invece quando tu perdi qualcosa per mettere al primo posto, magari quello che per me in quel momento è stata una scelta per la mia famiglia,
per il momento dopo Covid che abbiamo vissuto, per l'opportunità che ho ricevuto. Oggi mi ritrovo qua, che per me è una grande soddisfazione. Quindi arrivare oggi qua, che ho fatto un percorso che ci porta a essere più umili, sicuramente, perché quando tu hai vissuto situazioni difficili, quando ti ritrovi in una situazione del genere, dai il giusto valore. Io ho ancora fame di provarci a conquistare qualcosa, quindi è una cosa molto bella. Eh sì, tra l'altro ha un futuro il ragazzo come psicologo dello sport, quando smetti, dai. Paolo, no, a parte le battute, abbiamo parlato di Brasile, abbiamo parlato di Italia, faccio questa domanda che magari è una battuta, poi nel calcio non si sa mai, visto che 3 anni fa giocavi in D e adesso ti giocherai le tue carte in Serie. Il corso dell'Italia come nazionale, tu ricordiamolo, sei eventualmente convocabile da Mancini che è aperto in epoca recente a molti oriundi, perché comunque sia complicato trovare giocatori per la nazionale italiana ultimamente. Arriva la chiamata e ti vediamo all'Europeo, così come battuta. Quello sarebbe un sogno massimo, dai, uno step che credo che ognuno avrebbe nel cuore il desiderio di farlo. Io, essendo cresciuto con una nonna italiana, che è nata qua, è andata in Brasile con 20 anni, quindi la cultura dell'Italia, cioè, l'ho cresciuta, capito? Non è che io arrivo qua da brasiliano che non conoscevo niente. Io ho vissuto, quindi per me sarebbe un onore. Ho 2 figli che sono nati qua, capito? Quindi fa parte della mia storia. A volte so che è difficile, magari per uno che vede arrivare da fuori, uno che è nato in Brasile, però se dovrebbe succedere, l'Italia per me fa parte ormai di una cosa che ho vissuta, quindi è nel tuo DNA, diciamo. Prima di ridare magari la linea anche un po' ai tifosi, ti chiedo, la nonna ti faceva qualche piatto italiano che ti piaceva tanto? Sì, certo, ravioli, lasagne, poi anche i dolci, perché lei è nata a Sala Consilina, regione di Salerno, okay. La famiglia, io sono andato poi a trovare i parenti lì. Mamma mi ha fatto mangiare il mondo, quindi lei c'ha la cosa del cibo, ce l'aveva, quindi i dolci, ma fino a oggi, anche dopo la sua mancanza, i miei zii si ritrovano. È bello perché lei ha lasciato questa cultura, no, delle stare insieme, perché fino a oggi ci ritroviamo solo per fare la pizza, per fare, non so, il vino insieme. È una cosa molto bella, una eredità, diciamo così, che ha lasciato la famiglia. Eh sì, molto molto bello. Fra, torno alla te per i tifosi. Sì, anche perché effettivamente c'è un torrente di commenti e di domande per sfruttare la frase, già fatto un retweet, te lo dico già, quindi ti stanno seguendo e la tua frase è piaciuta tanto, caro Paolo. Qualcuno ironizza sul vento, riportando al famoso vento, il maestrale, no, per il primo gol con il Como. Oggi c'è molto vento, dice Ivano, quindi doppietta con il Como in amichevole oggi a Châtillon. Sulla nazionale sono davvero tantissimi i commenti, anche Giacomo Pais che dice: meriti la nazionale per la duttilità, per la voglia, la professionalità e le abilità tecniche non banali. Gigi Cama dice: ti manca di parlare in cagliaritano, perché in italiano parli benissimo, quindi devi imparare un po' il castettaio, ma ci sarà sicuramente qualcuno che ti insegnerà. Bravo. Che puoi dire, ovviamente. Non le può dire, vabbè, non le può dire le parole che gli ha insegnato il nostro buon Paolo. Domanda seria di Gianluca Brundu, ti chiede: qual è il tuo rapporto con Ranieri, soprattutto nel lavoro difensivo, cioè in fase difensiva, come hai vissuto la pressione, tra virgolette, di passare per quello bravo ad attaccare, ma pericoloso sempre con le virgolette in difesa dietro? Allora, io credo che la mia caratteristica mi ha portato fin qua, non la devo perdere, quindi non è che diventerò un super difensivo, devo sempre avere quello spunto che mi ha trascinato fin qua, di magari cercare di fare una giocata rischiosa, dribbling. Però il mister è stato molto pratico, perché avendo l'abitudine di filmare un allenamento, di avere questa possibilità, lui ti fa vedere, e quindi non c'è una scusa, non è che puoi dire: ma mister, io... No, è lì. Lui alle volte che mi ha chiamato per dire qualcosa di difensivo, è stato molto pratico, mi ha detto: guarda, tu hai grandi potenzialità, però devi migliorare, se non migliori. È così, io credo che la pressione ci aiuti a dare quella scossa dove dici: cavolo, mi devo mettere mia a lavorare, perché quindi ci fa vedere
chiedi, dici quello che dobbiamo migliorare e tu cerchi col lavoro e col tempo di crescere. Tra l'altro Fabrizio dice, va dato atto che ha saputo migliorarsi, cioè che hai saputo migliorarti anche in fase difensiva. Gianluca Stara ti dice, tornando al ricordo di Bari, degli ultimi minuti di Bari, pensa a quello che avevamo vissuto noi sugli spalti, volati fino a 10 file in avanti, abbracciati a gente mai vista prima. Ci sono i video poi anche sui social che dimostrano un po' tutte queste cose. Cristina Bocchetta ti chiede se conosci Joao Pedro. Lui non ho avuto la possibilità di conoscerlo, perché no, ho conosciuto Rafael, che è stato il portiere del Cagliari, ho conosciuto bravi ragazzi anche del calcio a 5 brasiliani. E infatti, tra l'altro, Riccardo sì, ti chiede se andrai a vedere la Leonardo anche quest'anno, però l'ha messo subito Matteo Cardia. Sì, ho fatto l'amicizia con un giocatore brasiliano lì, quindi sicuramente qualche partita la vediamo insieme. È un feudo un po' del calcio. I brasiliani a Cagliari, in tanti ti chiedono ancora del fantacalcio, Paolo Misani ti chiede se tu ti compreresti al fantacalcio, ancora Chiara dice che è il primo anno che fa il fantacalcio e che punta su di te, cosa fai nel tempo libero a Cagliari, te lo chiede anche Gabriele Gentile. E poi l'ultima domanda prima di ridare il microfono a Roby, Silvio Mura, quest'anno fascia blindata a sinistra con Azzi e Augello, grazie a te e a tutti i tuoi compagni per la disponibilità che avete dimostrato in ritiro. Silvio era qua con la famiglia, quindi vi ha vissuto quasi per una settimana. Quindi fantacalcio e poi tempo libero a Cagliari e discorso della fascia sinistra. Guardi, fantacalcio mi cominciano a scrivere in tanti, quindi inizia a pesarti. Mamma mia, con calma. Però dai, è uno stimolo in più, dai, credo che per la gente che segue il calcio è una cosa bella, è un divertimento, e noi come lavoro, e quello è il nostro, diciamo, scopo, dare divertimento agli altri, è quello che cerchiamo di fare, è la nostra, diciamo, responsabilità, quindi dobbiamo fare con piacere. E tempo libero, allora, l'abbiamo proprio goduta quest'estate qua, sia per la, diciamo, il ritorno in Serie A, perché è chiaro che la vivi in un modo diverso, il tempo di riposo, perché hai la sensazione che hai fatto una cosa grandiosa, quindi te la godi, quindi siamo andati al mare. Anche tu hai fatto come Paolo, che sei rimasto in Sardegna per goderti la città. Siamo rimasti in Sardegna, la prima volta in Sardegna dove vado? In effetti hai ragione anche tu. L'unica possibilità sarebbe andare in Brasile per vedere la famiglia. Abbiamo scelto di non farlo quest'anno, quindi perché devo uscire dalla Sardegna? Me la devo conoscere e approfittare le bellissime spiagge. Sì, hai fatto bene. Prima di chiudere andiamo magari ad affrontare anche il tema nuova stagione. State facendo in Valle d'Aosta il carico di entusiasmo, perché la regione, anche le varie città, San Vicenzo e Tiglion, vi hanno accolto in maniera comunque importante, tanti tifosi vi hanno raggiunto qua in valle. Le aspettative per questa nuova annata a livello personale, poi a livello di squadra ovviamente la salvezza, però le tue prime impressioni per questa nuova squadra che stava nascendo? Guarda, aspettative personale è adattarmi il più possibile a quello che sarà richiesto in Serie A, quindi essendo una categoria che non ho vissuta, cercare con tranquillità e sforzo di adattarmi e capire subito quello che richiede a livello personale. A livello di squadra, credo che abbiamo parlato anche nel giorno nella piazza, il primo obiettivo è mantenersi e poi vedere cosa riusciremo a fare come gruppo, perché dobbiamo portare questo entusiasmo e continuare a trascinarlo per arrivare prima alla salvezza e poi togliere qualche soddisfazione in più. È così, vediamo quello che sarà la nostra. Ecco, hai parlato di gruppo. In una intervista abbastanza recente a Gol hai detto, ti avevano chiesto chi fosse il giocatore un po' più mazzarello all'interno del Cagliari, quello più simpatico, e avevi risposto Luvumbo. Nel frattempo qualcuno è riuscito a batterlo, zitto, no, resta, perché qua negli allenamenti è croce delizia di tutti i tifosi. Cioè, Luvumbo ormai è il tema fisso di questo ritiro. No, la cosa bella è che parliamo la stessa lingua noi, quindi tra i scherzi e robe varie a volte ci mettiamo lì a parlare in portoghese. A fare più scherzi lui o sei tu a fargli più scherzi? No, lo faccio io con lui, anche con Marco, adesso sulle mani che è arrivato, lì sto dietro e facciamo un po' di scherzi insieme. Ecco, hai parlato di sulle mani, sono tanti anche i volti nuovi di questo ritiro, oltre a lui, Gnanto, Shumurodov, Augello, tra l'altro con cui
al momento non c'è rivalità perché state giocando sì. insieme. Come sono ambientati? Soprattutto su Muro, dove magari parla anche meno la nostra lingua, come si è ambientato? No, bravi ragazzi, sono ambientati subito, ci sono capito già l'importanza del gruppo e il ritiro ci serve anche a questo, quindi ci dà la possibilità, vedendo ogni giorno, mattina, pomeriggio, pranzo, cena, ci dà la possibilità del coinvolgimento maggiore. Ecco, hai parlato prima con quella bella frase filosofica che ha fatto successo, ma sei un giocatore che legge molto, comunque medita, cioè ti piace questo mood un po' di relax? Sì, sicuramente sì, è una cosa che fa parte di me e ho cercato di sviluppare negli anni e credo tantissimo a questo, l'importanza di capire che la vita è qualcosa di grande e che tutto quello che facciamo c'è un impatto negli altri, sia una frase, sia uno stimolo. Magari uno che ci ascolta oggi porterà una cosa nel cuore per la vita, quindi per me cerco di approfittare i momenti per questo. Ecco, siamo in chiusura, io ti faccio l'ultima, prima magari di lasciare l'ultimissima raffica di battute ai tifosi. E la domanda è questa, mi sembri un giocatore che pondera tanto le sue scelte, cioè che ha ben chiaro quello che è il suo percorso, sei ancora giovanissimo, ma hai già in mente cosa farai quando dovrai giocare a pallone o no? Ancora no, non ho un'idea chiara ancora, cerco di approfittare il momento per investire magari imparando, non so, un'altra lingua, leggendo qualcosa per crescere, di approfittare il tempo libero per questo, però un'idea chiara non ce l'ho, ci penso, perché non possiamo lasciare per pensare all'ultimo. Credo che è uno step difficile per ogni calciatore. Ma in caso ti vedresti più dentro al campo come allenatore o magari più osservatore, andare a osservare i giocatori? Non avrei la voglia di spostarmi tanto, okay. Questa è una cosa che è un'idea chiara per me e per la mia famiglia, perché ho già chiesto troppo a loro in questi anni di seguirmi, quindi credo che un punto fisso che ce l'abbiamo come famiglia è avere un riferimento. Questa è una cosa importante, perché dopo tanti anni che ti sposti hai un certo momento che vorremmo creare radici in un posto. Questa è una cosa importante. Sei arrivato a Cagliari, ti vogliamo vita naturale durante. Esatto, metti l'ancora. Ti lascio alle ultime battute di tifoso. Sì, caro Paolo, allora Guantini ti chiede il nuovo Pugetto. Hanno spiegato chi era Vittorio Pugliese sul campo per i tifosi del Cagliari? Spiegami un po'. Insomma, un terzino sinistro di grande propulsione con un mancino potentissimo che, insomma, quello che poi ha fatto anche la Coppa UEFA, andata in Coppa UEFA, davvero uno dei grandi della storia del Cagliari degli ultimi 30 anni abbondanti, diciamo così. Poi ancora andiamo avanti con le domande. Andrea Ferrari, che ti chiede qual è il tuo compagno più tecnico e quello con i piedi più d'argilla invece in questa squadra, non lo si può dire. Viola, credo che sia uno con i piedi molto bravo. Anlib dice, dopo 30 anni portaci in Europa, a proposito di Pugetto e Coppa UEFA. Antonio Belfiglio chiede, ma hai mai ripensato per quello assurdo che ti hanno fischiato a Parma? Ma ho fatto pure lo sticker, c'è lo sticker sul telefono dove ci sono io che vado a saltare. È successo, dai. Sono cose che deve accettare e crescere, magari la prossima volta cercare di saltare con le braccia un po' più basse. Pensa a quello che avete fatto, si è cancellata tutta quella... Sì. Antonio non l'avesse tirato fuori questo episodio, probabilmente chissà in quanti in questo momento se lo ricordavano. Miriam dice, posso mandare un abbraccio? Certo, abbraccio a Paolo da parte di Miriam. Domanda tecnica questa, sempre di Andlib, dice, leggevo della possibilità di 4-3-3, 4-2-3-1 e via dicendo, per via degli infortuni, ti vedresti bene come esterno offensivo in questi moduli alla Vargas, il peruviano della Fiorentina, nel 4-2-3-1 di circa 12 anni fa? È un ruolo che l'ho anche fatto, quindi sì, c'è anche questa possibilità per le questioni offensive. Sì. L'ultima domanda di Cristina e poi ti salutiamo, caro Paolo, spiegaci come fare la carne alla griglia brasiliana. Questo, c'è un compagno del calcio a 5, la figlia si chiama, guarda, bravissimo, a volte l'ho messo anche su qualche storia con lui su Instagram,
è un campione. Andiamo tutti da Raffigna, organizziamo mega pranzo da Raffigna, assolutamente. Va bene, ragazzi, allora ringraziamo ovviamente Paolo Azzi che si è prestato a questa bella chiacchierata con noi, ringraziamo le Terme di San Vinzano ovviamente per l'ospitalità e il Cagliari Calcio anche per la disponibilità. Ricordiamo Roby stasera, libera il microfono a Paolo, guarda, così poi... stasera amichevole con Paolo che ritrova il Como che gli porta bene, amichevole 17, lo stadio Bruno da Châtillon, ci sono ancora biglietti, quindi se dovete fare appunto i ticket per vedere la partita recatevi direttamente al botteghino dello stadio appunto di Châtillon e godetevi questo bel pomeriggio di calcio, l'ultimo amichevole tra l'altro qui in Valle d'Aosta con il Cagliari che resterà fino al venerdì primo pomeriggio qua appunto in altura ai Piedi delle Alpi prima di raggiungere poi Brest dove sarà l'ultima amichevole che lancerà poi la stagione ufficiale del Rossoblù che inizia, ricordiamo, il 12 di agosto alla Unipol contro il Palermo alle 21:15 in Coppa Italia. Assolutamente sì, noi ci ritroviamo intorno alle 20:20 sì, probabilmente con il post partita, restate vigili in quell'orario, post partita diretta serale dopo Cagliari e Como, poi domani come al solito la solita giornata qui in Valle d'Aosta, quindi grazie ancora a Paolo Azzi e buon pranzo Paolo. Adesso andiamo a pranzo. Cosa c'è a pranzo? Solite cose pre-partita, pasta, riso, pollo. Abbraccio a tutte. Doppietta stasera così si può festeggiare. Va bene, grazie a Matteo Cattia in regia, appuntamento a stasera, buona serata. Sigla. La Tech Find si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella Tech Find troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La Tech Find potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. Tech Find. You search for tech, we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dinicri.com.